Cari nipoti, lo so che è un momento di difficoltà, però non c'è mabato, perché anche in un momento difficile ma trovare gli aspetti positivi. Quali sono? Siete pronti? Attacca, maestro! Cominciamo con una cosa che mi sta molto a cuore. Col coronavirus hanno detto che noi anziani dobbiamo stare a casa e non possiamo stare vicini ai nostri nipoti. E che me ne importa a me? Ti tengo WhatsApp, Facebook, Instagram, sto facendo pure TikTok. Non ci posso stare vicino fisicamente, ma online sì. Provate a fermarmi, Goppo Web, l'occasione è giusta. Insegnate ai vostri nonni a usare i social. Secondo punto. Contro coronavirus, bisogna mangiare roba calda. È perfetto. Questo è il momento mio. Vi devo fare delle parmigiane a 400 gradi. Coronavirus, me lo friggo. L'ha già fascia arruscato. Ah, l'amma battere sto virus. Ma ve lo dico un'altra volta. Non vi dovete mettere le mani in bocca. Pure questo è buono. La smettete di mangiarvi le unghie e pellicine. Ah. C'è? Ah, posso fare? E qual è il problema? Sapete come faccio? Ah, funziona? Sto periodo ci hanno detto che non possiamo uscire tanto. E dove è il problema? Se a casa non avete niente da fare, leggetevi un libro. Sono quei cosi quadrati, dentro le pagine. Lì sicuro coronavirus non ne trovate. Date che a casa vostra libri non li aprite. Figurati se c'è il coronavirus. Ah, ignoranti, i libri vostri è una peste. Attenzione, i soldi possono trasmettere il virus. Questo è grave. Quando toccate i soldi dovete stare attenti. Mi raccomando, non usate la scusa del coronavirus. Se non mi porto riesco. Io mi conosco, ogni scusa è buona. Se non mi porto riesco. Virus tutto. Io virus quello che fate. Ho sentito che hanno chiuso le scuole, l'università. Ti conosco bene. Ora voi pensate, il lato positivo è che potete non andare a scuola. Invece no, lato positivo è che potete studiare pure a casa. Arriverei quando riaprono le scuole. Se potete dire: professore, non ho studiato, non ho avuto tempo. Se vedo che non studiate, non piglio coronavirus, ma piglio zucchero. Col coronavirus non possiamo festeggiare tutti insieme. Può essere che salta pure la Pasqua. Magari la posticipano. E qua non vi posso aiutare. Se Pasquetta si fa giugno, a Pasquetta piove comunque. Per sicurezza hanno chiuso tutto: teatro, cinema, discoteca, questo è il wash. Ricordatevi, quando finisce il coronavirus, a tutti ci siamo abbonati, l'hanno aiutato. L'unica cosa che non riuscirò a recuperare saranno i messi che faccio persi. Ho parlato con Don Antonio. Quando finisce il coronavirus, tanto fa 5 giorni. Ha già tra salotto in chiesa, ha già esce la sera a mezzanotte. Voglio dire l'ultima cosa, importante. Prima, per sentirci tutti italiani, abbiamo aspettato i mondiali. Eppure col coronavirus ci siamo sentiti tutti italiani. C'è bisogno di aspettare il mondiale o le malattie. Dobbiamo essere sempre uniti. Uniti in tutto il mondo. Noi siamo esseri umani. Fate come facciamo noi nonne. Per noi siete tutti nipoti. Italiano? Sei nipote. Sei francese? Sei nipote. Sei cinese? Sei nipote. Sei di Marte? Mi sei nipote. Tengo nipote pure a Marte. Donio marziano. Quanto è bello. È un po' sciupato. Tutti. Uniti ma lontani, almeno 2 metri. Vi saluto con un grande bacio. Vi ricordate? Se non capite e dovete fare attenzione, ve lo faccio capire io. Cambio il linguaggio. Invece di state a corto, vi dico state a casa. Spaventa, eh?